Il Cantuccio apre ai salotti letterari di Sara Iannone. Allora, scopriamo di che cosa si tratta. Un'idea, un'iniziativa per la città di Roma davvero molto interessante. Allora, Sara, com'è nata questa iniziativa? Questi salotti letterari da che cosa prendono spunto? Ma sicuramente dalla voglia e il piacere di divulgare cultura. Ecco, questo è alla base. Però sono in molti, per fortuna, che nella città di Roma comunque intraprendono iniziative. Però a me piace farlo in un modo particolare. Quindi mi diverte anche molto partire da cose apparentemente leggere per veicolare invece cose più interessanti e importanti, che servano quindi questi incontri a far anche divertire le persone, rilassarle, ma soprattutto farle riflettere e farli soffermare su tante problematiche. Per cui noi comunque, è vero, è un salotto letterario, ma in realtà non è un salotto, si chiama salotto d'autore, e d'autore può essere tutto. Per cui noi abbiamo fatto già, questa è la seconda o terza edizione, la prossima sarà dedicata al tango, per cui partiamo dal tango per parlare della cultura argentina, e quindi ecco, per cui queste sono un po' le cose che ci piace fare, quindi unire quello che è il discorso della cucina, del cibo, poi mai come quest'anno con l'Expo 2015 che si parla solo di questo, con la possibilità di, come dico io, gustare l'arte. Per cui questo è un luogo, il Cantuccio, che è veramente un salotto. Ha una sorta di galleria che poi forse potremmo vedere, e dove ci sono, dove si possono esporre opere, e quindi uno può tranquillamente mangiare in modo conviviale, con gli amici, con le persone, eccetera, e gustare. E senza scorrere e passare di corsa come si va quando si va a una mostra, un conto è sedersi e poter gustare l'arte. Non a caso il Cantuccio, che dà l'ospitalità appunto a queste brillanti iniziative di Sara Iannone, è sempre in prima linea anche nel studiare menù che si adattino un pochino alle tematiche che vengono trattate durante gli appuntamenti. Avevamo cominciato con Cameriere Champagne, adesso siamo alla volta di Corrado Calabrò e le sue poesie. Ecco, Corrado Calabrò, un uomo che ha espresso tutta la sua interiorità attraverso queste poesie. Quale sarà l'elemento che differenzierà questa serata, diciamo, dalla precedente, che ha avuto anche degli episodi gustosissimi di narrazione? Ecco, questa volta la poesia che cosa ci regalerà? Poi andremo a sentire naturalmente anche i numerosi ospiti. Ma la poesia, intanto, perché Corrado Calabrò, che è un uomo speciale, per cui le sue opere sono il risultato di quello che è stato il suo lavoro per una vita, per cui Calabrò rappresenta il rigore della giustizia e il valore invece della lirica. È un uomo eccezionale come giurista. Lui ha fatto 1700 leggi amministrative, e ha prodotto 18 libri di poesie, fra poesie e romanzi. Le sue poesie sono state tradotte in 30 lingue. Quindi è un uomo speciale, per cui anche la serata sarà una serata speciale, ma anche come viene realizzata, perché le poesie saranno recitate dall'attrice cantante Daniela Terreri, la quale ha fatto un lavoro di collage fra le poesie, e ad ogni poesia poi ha collegato una canzone sullo stesso tema. Quindi, insomma, mi auguro che venga fuori una serata gradevole.